Eccoci tornati con i nostri due ospiti, oltre ai compagni di Conti da Belva, con Filippo Taddei, responsabile nazionale economia del PD, e Marta Fana, l'economista. Stiamo parlando di voucher. Abbiamo sentito le prime obiezioni di Marta Fana, la risposta di Filippo Taddei. Filippo, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo intervento annunciato dal governo, comunque in cui, per così dire, gira un po' le viti sulla regolamentazione dei voucher? Beh, due cose. Anzitutto un primo passaggio di conoscenza, appunto, perché vogliamo conoscere per deliberare. 16 maggio INPS presenterà una ricerca dettagliata, perché l'INPS è l'unica che possiede i dati dettagliati, microdati, in cui noi sappiamo esattamente tutti i lavoratori di voucher, non solamente le informazioni grezze, quelle che trovate in questi rapporti che vengono adesso utilizzati per avere un'idea di massimo. Noi sapremo esattamente, lavoratore per lavoratore, se prima quel lavoratore esisteva o non esisteva nel fisco, da dove è venuto, se ha un lavoro dipendente accanto al lavoro accessorio, cioè se il lavoro accessorio è effettivamente accessorio, in che settori sono contenuti. Tutte queste informazioni saranno pubbliche e potremo giudicarlo il 16 maggio. 16 maggio con anticipo sul perché è importante a maggio? Perché abbiamo tempo fino a giugno per fare i correttivi al decreto legislativo, che in particolare è quello che ha aumentato, non ha fatto solo questo, la liberalizzazione per settori l'ha fatta la Fornero. Il decreto legislativo 81 non ha fatto altro che aumentare la soglia massima di reddito che il lavoratore può portare a casa da 5 a 7 mila. Da 5, sì, sì. Ma comunque, giusto per capirsi, il più importante correttivo ha a che fare con uno dei temi che veniva sollevato dalla dottoressa Fana e voi dalla vostra introduzione all'inizio, cioè che l'abuso più comune è un abuso legato al fatto. Lavoratore si mette in tasca il suo voucher per un'ora, tecnicamente, in realtà lavora una giornata piena di lavoro, succede qualcosa, al voucher in tasca, arriva l'ispettore. Esatto. Non vi devo dire quante volte arriva l'ispettore in Italia, perché rideremmo tutti, ma lasciamo stare. Comunque succede qualcosa, avevi il voucher, sei tutato agli infortuni. Questo chiaramente è abusivo, è contrario al principio della legalizzazione, della riportare nel bianco i lavoratori che stavano nel nero, e quindi si combatte. Ma si combatte in maniera molto semplice, non ridiscutendo il lavoro accessorio. Ridiscussione cui sono apertissimo. Se il 16 maggio vengono fuori i dati strabiliantemente negativi... Ma bensì come si combatte allora? Ma si combatte semplicemente dando l'obbligo al committente di indicare in via preventiva non il periodo di lavoro come si fa oggi. Io uso i voucher, io devo indicare il periodo di lavoro con cui prendo il tal lavoratore da me. Qui dovrò fare qualcosa di più, manderò sms intra dicendo: benissimo, Oscar Giannino lavora per me a lavoro accessorio, pagherò Oscar gli articoli e i contributi a voucher, però tu potrai lavorare per me solamente il tal giorno, dalla tal ora alla tal altra ora. E se naturalmente l'ispettore del lavoro o l'infortunio avvenisse al di fuori di questo predefinito e predeterminato periodo, allora naturalmente la possibilità dell'abuso sarebbe cancellata. Se questo non soddisfa, sappiate che il rischio anche del contratto normale, ci sono rischi di questo tipo. Io posso, anche un lavoratore assunto a tempo indeterminato, posso tenerlo a lavorare in straordinario e fargli il famoso e famigerato fuori busta. Quindi, quando io ho fatto la cosiddetta tracciabilità, cioè l'obbligo di avvertimento preventivo di quando il lavoratore lavora esattamente e quando finisce il proprio lavoro, fatto questo, quel tipo di abuso, l'abuso in realtà che dà questi dati sugli infortuni assolutamente elevati, verrà superato. Allora, questo solamente per dire che non c'è un punto di dissenso, che è aspettiamo i dati. Aspettiamo. C'è un punto di consenso totale, che è evidente a tutti, che quello strumento, per come è strutturato oggi e per come le comunicazioni sono fatte dal committente, esatto, e da registrare. Allora, questo vale l'impegno del Ministro del Lavoro. Ok, certo. No, ma infatti però ci serviva, perché tu lo ricordassi ufficialmente, ce lo spiegassi. Allora, su questo tema della tracciabilità si pronta Carlo Alberto, ma io volevo tornare a Marta Fana per sentire le sue valutazioni su quello che Filippo Taddei ci ha detto. Ma parto dalla filosofia, nel senso, quando si dice che ok, facciamo i controlli, tracciamo i voucher e poi tutto a posto, se un giovane, un lavoratore qualsiasi lavora 8 ore a voucher, significa secondo me che stiamo stravolgendo il senso del lavoro accessorio, perché il lavoro accessorio dovrebbe essere un lavoro appunto occasionale, che appunto nella filosofia dei voucher non dovrebbe essere un rapporto dipendente. Ora io mi chiedo, e chiedo quindi anche a Filippo Taddei e al governo, nel caso in cui veniamo a sapere che, non so, il 3%, anche l'1% di questi lavoratori in realtà svolgono un lavoro di tipo dipendente, subordinato, cosa facciamo? Facciamo un decreto legislativo affinché
si inserisca l'obbligo di assunzione come lavoratori dipendenti o no? Perché altrimenti sentiamo Filippo come ti risponde subito. In cui dicevo prima. Sentiamo Taddei come ti risponde subito. Scusate, perché qui c'è un problema di fondo. Io c'è un limite di 2.000 euro all'anno. 2.000 euro all'anno. Che se io controllo e traccio con precisione il numero di ore che uno lavora, 2.000 euro all'anno, a 10 euro lordi, sono 200 euro di lavoro all'anno. 200 euro di lavoro all'anno. Ora, a questo punto, noi possiamo pensare che ogni rapporto di lavoro da 200 euro all'anno, ci saranno quelli, per amore di Dio, che sono lavoratori dipendenti in senso proprio, cioè etero organizzati, etero diretti, però questi lavori qua, da 200 ore all'anno, possiamo veramente considerare che siano lavori di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, per svariate settimane? Ma qui saranno i dati, secondo me, che danno l'idea come ragioniamo. Dal punto di vista teorico hai perfettamente ragione. È il numero delle ore. Noi fondamentalmente abbiamo stabilito, qual è la filosofia, dicendo, guardate, il committente, il lavoratore che lavora un massimo di 200 ore, per quel lavoratore può essere possibile considerare che quel lavoro sia accessorio nella propria vita. Aspetta, perché abbiamo interrotto Marta che stava dicendo sulla filosofia, intanto questo aveva fatto una domanda. Poi... Sì, su questo dico, sappiamo benissimo che in Italia c'è una fortissima rotazione di forza lavoro e se vediamo che sono tutti concentrati nel settore dei turisti, io posso lavorare 2.000 euro in 3 mesi in un bar e poi spostarmi in quello a fianco. Voglio dire, il modo di fare lavoro dipendenza con rotazione, dico, ce lo racconta Toniolo già del 1930, quindi basta studiare la storia economica d'Italia. Detto questo, però, appunto, è vero, aspettiamo i dati, come sapete bene io cerco sempre di avere i migliori dati possibili, dopodiché già da questi rapporti molto sintetici, per esempio, sappiamo che circa 400.000 lavoratori di questo 1.500.000 hanno soltanto redditi da lavoro riferiti al lavoro accessorio, ok? Ora, è vero che non sono tantissimi, anche se sono quasi circa un quarto rispetto al totale, però già ci dice qualcosa. Quindi non è vero che per forza, e lo sappiamo benissimo, visto che facciamo ricerca, abbiamo sempre bisogno dei microdati. Ci sono delle evidenze che sono macroscopiche e su questo possiamo comunque dire. Allora, aspetta un secondo perché noi dobbiamo... Marta, almeno con te, perché ci deve salutare Taddei, almeno con te riprendiamo, se puoi, te lo dico subito in diretta, dopo Giornale Radio, perché adesso abbiamo tempi stretti e quindi dobbiamo... Dopo Giornale Radio torniamo qua con il compare con te la Belva. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della Belva. Allora, eccoci tornati in diretta qui con i compari di Conte della Belva e ancora con noi Marta Fana, con cui dobbiamo completare un ragionamento complessivo sui voucher, 1.400.000 lavoratori pagati in Italia. Abbiamo visto Filippo Taddei che ci dice sì, abbiamo però bisogno di dati migliori, su questo siamo tutti d'accordo. Vedremo a giugno questo intervento per la tracciabilità e contro gli abusi. Però, ci dice Filippo Taddei, attenti agli errori di filosofia attribuendoli a Marta Fana. Marta Fana su questo si è iniziato a difendersi dicendo sì, errori di filosofia, non è che non vediamo già dal 1.500.000 che un quarto però è in condizioni di un certo tipo. Allora Marta, pronto? Non c'è? È caduta la linea? È caduta la linea, bisogna provare a recuperarla. Nel frattempo però Carlo Alberto diceva sulla tracciabilità, Filippo Taddei ha ragione. Sì, ha ragione, perché noi guardiamo il dito del voucher, lo contiamo, ma ci stiamo perdendo la luna dell'organizzazione del lavoro che sta dietro. Senza una modellazione corretta del task, diciamo del contenuto del lavoro, del datore, delle ore lavorate, delle persone, senza una matrice complessa, che non basta riconciliare per vedere se c'è qualche deviazione dalla norma, è un tema di ricostruzione di come si sta distribuendo il lavoro dal punto di vista per esempio della stagionalità, della natura degli skill del lavoratore. Se uno passa dal turismo
all'assistenza agli anziani, è chiaro che c'è schizofrenia e probabilmente c'è forse dolo lì sotto, ma dobbiamo assolutamente ricostruire il modello organizzativo che ci dà dietro. Se, altrimenti definire accessorio un lavoro, scusa Oscar, ma è un fatto ideologico e invece non deve esserlo. La definizione di lavoro accessorio è una definizione che parte da un modello organizzativo ed economico. Finché non abbiamo dati su quello, io difendo il governo e difendo il numero e i volumi dei voucher. Almeno più dati abbiamo, più riusciamo a capire prima di deliberare. Bisogna capire e avere i numeri. Ci ho detto, l'INPS ovviamente tiene traccia dei voucher, ma una traccia fiscale e previdenziale, non è una traccia economica organizzativa. Mi auguro che il decreto sulla tracciabilità sia un contributo alla comprensione migliore di come si sta organizzando il lavoro, anche il nuovo lavoro, il lavoro allocato all'ultimo minuto. Ricordo che la sharing economy, ricordo che Inter ci forza ad avere una teoria del lavoro purtroppo molto più, o per fortuna dal mio punto di vista, molto più flessibile, senza uno strumento che ci consente di giudicare oggettivamente. Scusate, siamo ancora fermi agli scontri ideologici. Ma io la mia idea l'ho espressa in un post questa settimana. Secondo me il sistema, quando le maglie e i vincoli vengono allentati, tende spontaneamente verso questo tipo di struttura retributiva, perché i 7,50 euro netti del voucher, perché 2,50 sono contributi INPS e INAIL, sembrano essere il nuovo salario minimo implicito di questo paese. Quindi io vedo il voucher come una sorta di deriva, diciamo, di attrazione, fattore di attrazione verso il fatto che mediamente in questo paese il valore aggiunto cresce in maniera molto lieve e di conseguenza tendiamo spontaneamente verso queste strutture. Questa è la mia chiave di lettura, che è, si badi, puramente descrittiva. Sì, perché io non sto spontaneamente, però, rispetto al fatto che sono strumenti i cui istituti sono definiti da interventi normativi. Ma nel momento in cui tu allenti e abbassi il confine, praticamente verso il basso, il sistema evolve verso quella direzione. Mm-hmm. Chiaramente, se tu dicessi ok, liberi tutti, probabilmente non avremmo 7,50 euro di salario minimo implicito nel voucher, avremmo ben sotto. Infatti, ricordo che sia la legge Fornero, ma anche lo stesso Jobs Act, non hanno, pur volendo, non hanno sinora regolamentato il voucher a livello settoriale, perché verrebbe fuori un casino primordiale, tra le altre cose. Beh, figurati, certo. Allora.